Ok, la registrazione è partita. Allora, dicevamo ragazzi, mi potete dare brevemente un feedback in merito alla qualità della voce, di come si vede lo schermo, che il disclaimer è a posto. Ok, perfetto, grazie ragazzi. Sì, allora, come va? Tutto ok, bene, bene. Intanto un saluto, un ben arrivato alle persone che sono puntuali. Oggi all'appuntamento 14:15, l'appuntamento con... Ok, Paolo, ti ringrazio. L'appuntamento con la Sapienza Finanziaria, il TG. Un servizio che abbiamo deciso di mettere online, di mettere in onda in real time, dal vivo, tutti i lunedì e giovedì dalle 14 alle 15. Perché? Per varie ragioni, una delle quali è dimostrare alle persone che fare trading si può. Dimostrare a chi avesse avuto desiderio di approfondire la tematica che c'è qualcuno che è sul pezzo, c'è un gruppo che sta lavorando in maniera molto, molto, molto seria e che non ha quindi alcun timore di mostrarsi per quello che fa in real time, per quello che è questa attività. Vogliamo sfatare un po' tutti i falsi miti che sono di cui questa straordinaria attività imprenditoriale è permeata. E lo vediamo anche dalle persone che arrivano noi per la prima volta con delle idee a volte un po' come eravamo tutti noi, no? Idee un po' falsate in merito a quella che è la vera e propria realtà di questa attività che è il trading online, un'attività che non è né più né meno proprio un'attività imprenditoriale e quindi come tale va trattata. Allora, intanto, grazie a tutti voi che siete qua, siamo già in tantissimi. Ok. Ah, stavo leggendo le riflessioni. Bene. Ragazzi, arriviamo da un appuntamento proprio di sabato. Tutto il giorno, lo dico a chi è qui ospite e non poteva saperlo, in cui noi della Sapienza Finanziaria e i partecipanti a quello che è il nostro percorso di formazione, di informazione, come mi piace chiamarlo, del master relativo al trading. Ci siamo incontrati in quel di Pescara. Ciao Luciano. Pescara, dove abbiamo dato il via alla prima giornata delle 4 giornate di formazione di quello che è stato chiamato questo percorso Potenza Mentale. Una scelta voluta dalla Sapienza Finanziaria, una decisione voluta dal gruppo, perché sempre più ragazzi, chi fa trading si rende in maniera seria, in maniera professionale, si rende conto che dopo le prime battute l'attività del trading, il successo dell'attività del trading ha ben poco di tecnico, ha, permettetemi di dirlo, anche ben poco di matematico, di finanziario, ma ha molto a che fare con le performance, con la capacità di perseguire sempre le migliori performance. Brevemente, che cosa sono le performance? Per quello che io penso e per quello che la Sapienza Finanziaria ritiene, le performance, ragazzi, sono quella capacità, sono quella misura in cui riusciamo ad accedere alle informazioni che sappiamo. È l'indice, la performance, che ci dice a quanta della nostra conoscenza riusciamo poi alla fine ad attingere e quindi quanto, in che misura riusciamo a fare quello che ci siamo imposti di fare per quello che riguarda tanto la parte tecnica quanto riguarda la parte finanziaria. La nostra esperienza ormai decennale in questo mestiere
ci ha portato a ritenere che oramai senza alcuna ombra di dubbio come sia lì la parte, lo switch che il potenziale aspirante trader professionista deve riuscire a comprendere, deve riuscire a superare. Tu puoi essere un grandissimo stratega, puoi essere Dio in terra per quanto riguarda pattern, analisi di mercato, puoi avere veramente delle tecniche sofisticatissime di indagine di quella che è l'azione dei mercati, puoi essere veramente un manager di prim'ordine a livello finanziario di quella che è, ciao Nazareno, di quella che è la tua attività di trading sui mercati finanziari, ma se di azione seria, azione regolata, azione organizzata non ne hai, tu alla fine non ottieni niente. Avere un metodo di lavoro e poi non riuscire a perseguirlo in maniera metodica non serve a niente. Ecco il perché, quindi, di nuovo, la Sapienza Finanziaria in questa tornata di master ha deciso, tutti insieme abbiamo deciso noi di dedicare una giornata alla fine di ogni mese, quindi 4 giornate, a quella che è la formazione mentale. Questo percorso formativo che si chiama Potenza Mentale, del quale abbiamo avuto un accenno sabato con 2 straordinari formatori, tra l'altro che non conoscevo ma che ho veramente personalmente potuto davvero apprezzarne la professionalità e certamente le competenze. Una giornata in cui abbiamo imparato i rudimenti, perlomeno nel primo step dei 4 che faremo, come la nostra mente funziona, come il nostro cervello reagisce agli stimoli, reagisce ai segnali che gli arrivano e quindi che tipo di reazione poi andiamo a fare. Ecco, immaginate quanto importante sia questa sapere queste cose e sapere poi imparare come gestire queste emozioni, gestire questi pensieri per noi che siamo qua davanti al nostro PC da soli, senza nessuno che ci controlla e dobbiamo essere i controllori di noi stessi. Immaginate quanta importanza ha questa parte. E quindi una giornata assolutamente straordinaria in un luogo altrettanto straordinario, e bene ha fatto il buon Giulio Pasquini, che di questo gruppo è il leader assoluto e il fondatore, a scegliere proprio questa location, proprio questo posto meraviglioso in cui incontrarci. Daremo seguito a questo con altri 3 incontri, nella quale certamente i formatori sapranno andare a fondo, sapranno fornirci di vere e proprie tecniche per quello che è il controllo di quelle che sono le nostre pastoie mentali. Grazie mille. Ragazzi, mi bevo il caffè, 3 secondi. E quindi una giornata veramente interessante, veramente importante per quella che è la nostra attività di trading. E dovete sapere che negli ultimi percorsi formativi questa giornata era dedicata all'incontro tra noi, nella quale facevamo trading di nuovo, cercavamo di chiarire dubbi e quant'altro, ma abbiamo visto che è davvero troppo importante questa parte per quanto riguarda questa attività, e quindi abbiamo deciso in questo modo. Quindi sempre più ragazzi daremo seguito all'attività di training, perché tecnicamente, guardate, non c'è nessuno che non riesce ad arrivare è un qualcosa di interessante. Merita oggi delle impennate di volatilità,
Ah, mi sta dicendo che quando muovo il mouse sparisce la voce. Ok, perfetto. Allora, per intanto sto fermo un attimo. Guardo il calendario economico, non mi sembra di vedere che ci sono delle notizie importanti, eh? Non mi sembra, tre teste perlomeno. Che dite, ragazzi? Siete già andati a vedere, se ci sono notizie importanti? Se già da giovedì, quando ci siamo visti, c'è stato qualcosa che ha smosso i mercati di interessante? A me non sembra. Mi sembra di vedere che oggi sono tutte notizie a due teste. Tra 15 minuti in diretta si potrebbe vedere le vendite all'ingrosso per quello che riguarda il dollaro canadese, previste l'1,5% il dato precedente, lo 0,6% il dato previsto mensile per il mese di agosto, le vendite all'ingrosso sul dollaro canadese. Una notizia a due testi che potrebbe muovere un pochino il cambio. Ancora un attimino. Buono. Quante volte avete sentito un direttore di un TG, se così si può dire, bere il caffè quando proprio è in diretta? Credo ben poche volte. Allora, ragazzi, non vorrei avere problemi di audio. Ma se andiamo direttamente, non ci siano novità di rilievo per quello che riguarda la volatilità sui mercati. Davvero ottimo. Quindi a livello tecnico, personalmente sto seguendo, non so voi ragazzi, ma sto seguendo lo sviluppo di perlomeno per quanto riguarda principalmente la coppia principe, l'euro-dollaro, sto seguendo due testa a spalle, uno sul time frame a 4 ore, che si sta muovendo, allarghiamo un attimino, bene, e che potrebbe arrivare a target. Vedete che c'è durante la giornata di, dunque questo è il 4 ore, durante il fine settimana, ma anche durante la mattina, proprio di oggi c'è stato un bel movimento ribassista a voler andare a confermare proprio questa formazione grafica. Mi dite che sparisce la voce, ragazzi? Non mi sentite quando parlo, ragazzi? Alcuni dicono ok, altri quando muovo il mouse non dicono che non c'è problema. Strano. Per qualcuno ok, infatti, vedo. Allora, ragazzi, dicevamo che sto seguendo, visto che non ci sono notizie importanti, sto seguendo di tipo ribassista sull'euro-dollaro, che credo siano molto, molto interessanti. Lo vedete qui in alto. Su 4 ore da completare, si completerà più o meno in area 1,15 e 70, 1,15 e 75. Il mercato ha visto questo pattern, che è questo qui in alto. Ho il terrore a muovere il mouse, ragazzi, perché ah, ok, grazie mille. Lo meglio la settimana scorsa, perfetto. Lo vedete qui, tre teste. Due testa, due, le due spalle già formate, la testa, la rottura, quindi il bel pattern di tipo tecnico che ci dice che le maggiori probabilità del prezzo sono di una continuazione ribassista, almeno fino in area 1,15,65-1,15,70. Ma non solo sul H4, ma anche sul giornaliero, sto seguendo questa bella formazione di testa spalle che, se il mercato lo confermerà, vedrà un ulteriore deprezzamento di quello che è la valuta, il cross euro-dollaro, il cambio euro-dollaro. Sta osservando anche con i dati del CFTC
aggiornati a giorno 17, mi pare di aver visto prima dell'apertura del Corcoran del 17, quindi proprio di settimana scorsa, come sulle future dell'euro i grandi investitori istituzionali hanno alleggerito di ben 9.000 posizioni le posizioni long e allo stesso tempo hanno decrementato in verità le posizioni short. Quindi c'è stato in questa settimana passata uno sbilanciamento dell'acquisizione di nuovi contratti che sono stati riassorbiti in parte per 9.065 posizioni nette short. Quell'indicazione quindi inizio settimana potrebbe essere proprio il loro alleggerimento di pressione sulla coppia euro, sul future dell'euro. Ok, stavo leggendo un po' delle cose, vostre cosette, perfetto, ok. E quindi credo molto molto interessante andare a seguire proprio questo patto che è in evoluzione. Sul H4 è pienamente operativo, ragazzi, abbiamo la sua estensione più o meno in area qui, vedete? Questa è la figura, l'estensione del movimento è questa. Ben altra cosa sarebbe se il mercato decidesse di dar vita a questo testa spalle con un'estensione davvero molto più eclatante, si potrebbe andare addirittura più o meno in area 1 e 12. Sto seguendo anche le vostre domande intanto, per quello che ogni tanto mi pianto. Quindi davvero una situazione abbastanza interessante per noi che utilizziamo l'analisi tecnica del grafico per cercare di riconoscere determinati pattern. A tal proposito, ragazzi, chi è che mi sa dire che cos'è un pattern? Che cosa sono i pattern? Secondo voi, quando parliamo di pattern qua dentro nel nostro TG, a cosa ci riferiamo? Che cos'è un pattern, ragazzi? Intanto saluto anche tutti quelli che sono arrivati adesso. Quindi Alberto, Alessandro, Andrea, intanto che ci pensate, Alberto, Alessandro, Andrea, Antonio, Cristian, Claudio, Daniele, Davide, Fabio, Federico, Flavia, Gabriele, Gianluca, Gioacchino, Giorgio, Luca, Luciano, Luigi, Marco, ciao Marco, Mauro, Nazareno, Nicola, Paolo, Pierluigi, Roberto, Romolo, Salvatore, Settimio, ciao Silvano, Stefano e Tatiana. Ragazzi, che cos'è un pattern secondo voi che siete colleghi? Pause, schema di prezzo, figure importanti, cambio di tendenza, disegni che si ripetono nel tempo, formazione grafica che indica inizio o fine di un trend, pause e cambio tendenza, oppure una possibile inversione. Gianluca, una conformazione di analisi tecnica già conosciuta nello storico dei prezzi. Roberto, un pattern, una figura di inversione. Salvatore, figura dei prezzi. Daniel, una confluenza di segnali. Paolo, un insieme di formazioni grafiche che, e poi mancherà la parte, Gabriele, sequenza di candele riconoscibile e uguale a se stessa in vari tempi. Ok, quindi quando noi riusciamo a vedere questi determinati pattern, che cosa ci aspettiamo, ragazzi? Che cosa ci aspettiamo da un pattern, quindi? Cosa ci dice un pattern, in pratica, per noi che siamo trader? Noi non siamo analisti, no? Quelli sono quelli bravi. Noi siamo trader, sono quelli che fanno click. Sapere dove andare il trend, ma se non c'è trend, la possibilità di un movimento del mercato in una determinata direzione.
per qualcuno dice che c'è finito un trend, segnali di allerta per altri. Vi dico che cos'è per me un pattern, ragazzi. Gianluca dice che il prezzo reagisca sempre allo stesso modo e si possa quindi prevedere la direzione. Flavia aggiunge, decidiamo se vendere o comprare. È giusto tutte queste cose. Vi dico qual è la mia versione che ho potuto vedere io in 10 anni. Per me un pattern è un po' tutte quelle cose che avete detto voi. Ma la mia definizione è che un pattern, ne abbiamo parlato tante volte, è una rappresentazione grafica di un comportamento del mercato che è ripetitivo nel tempo, che si può riconoscere ed è una rappresentazione grafica che a noi, a me personalmente, deve dirmi da lì in poi quando entrare sul mercato, se comprare o vendere, dove chiudere l'operazione, dove andrò a posizionare lo stop loss e come gestire le mie operazioni. Mi deve dire queste 5 cose, un pattern, perché è una rappresentazione grafica di comportamenti ripetitivi da parte del mercato e che ci dice quelle che potrebbero essere con maggiori probabilità le mosse da lì in poi del mercato. Ma a me trader mi deve dire un pattern, deve in pratica liberarmi dalle pastoie mentali, deve liberarmi dalle pastoie mentali di dover fare ogni volta, di dovermi chiedere, ok, ma in fin dei conti io adesso devo comprare o vendere? In fin dei conti, come faccio a stabilire dove devo posizionare un ordine di uscita in caso di perdita? Dove potrei posizionare un target? Come potrei gestire la mia opportunità, la mia operazione? Qual è il momento migliore per entrare? Un pattern, ragazzi, a mio avviso, per quello che faccio io, mi deve liberare da queste domande, altrimenti sapete cosa succede? Succede che noi ogni volta apriamo un grafico e quante cose potremmo fare in un grafico così? Se io cancello tutte queste queste linee, oppure il fine settimana, devo prevedere la settimana futura, devo pianificare la mia operatività. Cosa faccio? Faccio un'analisi del prezzo, va bene, stabilisco le aree di supporto e di resistenza, benissimo, perfetto. Poi, ma in fin dei conti a noi dobbiamo avere qualcuno che ci dice e che sia stato statisticamente provata la sua efficacia, quando è il momento giusto per comprare, quando è il momento giusto per vendere, dove devo posizionare lo stop loss, il prezzo di uscita. Se non è il pattern che me lo dice sta cosa, che come facciamo a decidere ogni volta? Succede che dobbiamo agire in maniera discrezionale, ma la discrezionalità, ragazzi, ci ammazza. Ogni volta che parlo spesso con qualcuno di voi o con qualche nostro collega, mi ritrovo spesso in contrasto proprio su questa cosa, no? Su questa discrezionalità nel dover decidere che cosa fare. Come facciamo a decidere che cosa fare, come comportarci se non abbiamo dei pattern che ce lo dicono? Se ogni volta che apro il grafico io ci vedo qualcosa di diverso, come faccio a fare trading?
Se io faccio, apro un grafico così, ragazzi, per intenderci, e ci faccio un'analisi, e poi in base a questa analisi decido di fare un'operazione di trading, qual è, che dato ho io in merito all'efficacia di quella strategia? Neanche una. Neanche una, no? Mi dite come fa, qual è la differenza allora tra noi e un dilettante? Tanto vale fare click, compro e vendo, no? Un pattern, invece, ragazzi, è una rappresentazione grafica che si ripete nel tempo. C'è qualcosa del potenziale comportamento dei mercati e che posso misurare. Posso testare nel tempo. Posso misurarlo. Un pattern è una serie di confluenze grafiche che posso testare nel passato e quindi sapere se funziona o no. Altrimenti, in base a che cosa io trado? Discrezionalmente? Allora vuol dire che mi voglio suicidare. Se ogni volta discrezionalmente devo aprire un grafico qualunque, questo. Farci un'analisi io statisticamente, come faccio a sapere se quel trade che sto facendo è efficace o no? Potrebbe essere efficace o no? Non lo so. E allora un pattern, ragazzi, è qualcosa che io posso misurare nel tempo. E siccome l'ho misurato nel tempo e ho potuto verificare la sua efficacia statistica, allora non mi devo più chiedere dove entro sul mercato, dove metto uno stop loss, dove è il target, come gestirò l'operazione, quando è il momento giusto per entrare. Non me le faccio più queste 5 domande, perché è lui che me lo deve dire. Capite la differenza, ragazzi, che c'è? Io fino a qualche anno fa pensavo che un trader che opera in maniera professionista facesse un'analisi del prezzo, no? E in base a questa analisi del prezzo decidesse poi la sua operazione. E invece no. E invece non fanno così quelli che operano in maniera professionale. Ma si muovono attraverso dei pattern, attraverso una serie di confluenze grafiche, sempre le stesse, che sono testabili nel tempo. E da lì poi uno vede l'efficacia della sua operazione. Hanno un metodo, ma che non è un metodo di analisi. Io vorrei veramente che si capisse sta roba qua. Non è un metodo di analisi, è un metodo di indagine di questi pattern e ai quali delegare il compito di dirci cosa fare da lì in poi. C'è una bella differenza, ragazzi, in questo. Ancora una cosa e poi concludo con questa idea. Se io dovessi dire a uno di voi, fatemi un'analisi del prezzo e poi ditemi se mi conviene investire oppure no. Darvi dei soldi, ho qui 1000 euro in tasca e vi dico, mi fate un'analisi di un prezzo, di un grafico, di un asset e mi dici che cosa devo fare, se devo investire oppure no. Voi che cosa fate? Fate un'analisi del mercato, noi tracciamo aree, vediamo come il mercato arriva su determinate aree, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e mi dici, guarda, si potrebbe comprare qui, si potrebbe vendere là, si potrebbe mettere uno stop loss qui, un target là, ok. E io vi domanderei, perfetto, ma l'hai già fatto tante volte sta roba? Questa analisi nello specifico che stai facendo, l'hai già fatta? E ti ha già dato le misure, allora io magari ti presto i soldi. Altrimenti, come facciamo a avere delle statistiche in merito alle quali aver fiducia? Come facciamo? Come faccio a prestarvi soldi se non mi dici che l'hai già testata
per 6 mesi questa tattica di indagine dei prezzi e hai visto i dati. Un'altra cosa che mi viene in mente. Immaginate, ragazzi, che stiamo facendo analisi del prezzo e siamo al 12° stop loss di fila. 12° stop loss di fila. Abbiamo fatto 12 analisi diverse, 12 stop loss di fila. Come facciamo ad andare avanti? Chi è che ci dà la fiducia che il nostro metodo di lavoro funziona? Come facciamo ad averla questa fiducia? E quindi a fare il 13° trade, quello che ci ripaga da tutto? Come facciamo a farla? Se non abbiamo avuto la possibilità di testare quello che stiamo facendo. E noi possiamo testare nel passato solo i pattern, solo quelle rappresentazioni grafiche che ci danno modo di essere testate. Io non so se riesco a far passare questo messaggio. L'analisi che facciamo, ragazzi, tecnica, ma è un parere mio personale, sono spunti di riflessione che vi lancio. Noi facciamo analisi tecnica non per decidere un trade o no, decidere noi soggettivamente dove mettere stop loss, prezzo di entrata e target. Guai se fosse così, perché ogni volta sarebbe diverso. Noi facciamo analisi tecnica o di qualunque genere per vedere se sul mercato si stanno creando quelle condizioni che nel passato ci hanno già dato determinati risultati, determinati scenari, per cui oggi sappiamo che cosa fare. Altrimenti non facciamo trade. Altrimenti, ragazzi, noi potremmo fare operazioni sempre. Ditemi se non è vero. Se io adesso apro, do il grafico a uno di voi e gli dico e gli chiedo, prendi un grafico qualunque, NZD dei... Perfetto. Dai, creiamo un trade. Beh, allora, riusciamo a trovare un trade dappertutto. Guardate qui c'è un supporto. Non è un supporto questo qua? Un'area che è stata testata più volte. Supporto, resistenza, di nuovo siamo su un supporto. Perché non posso comprare qui? Se scendo sul time frame, minore, beh, c'è anche una falsa rottura. C'è una falsa rottura, perché non dovrei comprare? Magari è già target, vediamo un po'. Faccio un'analisi del prezzo, no? Ogni volta io posso trovare, no, degli agganci al trade. Sì o no? Oppure posso vendere, perché qui c'è una shooting star su un'area importante. Io ogni volta che apro il grafico posso trovare occasioni di trading. Se faccio solo analisi del prezzo, ma come prima compravo e adesso vendo? Oppure un altro mi può dire, ok, trend line, rottura, retest, pullback, engulfing, compro. Ok, analisi grafica, analisi tecnica, ci sono tutti i presupposti per comprare. Ma ci sono anche tutti i presupposti per vendere, se io faccio solo analisi tecnica. Guardate, il mercato non è al retest di una zona di resistenza? Guardate qui, supporto, resistenza, rottura falsa, pullback, c'è il presupposto per vendere? Se mi limito alla sola analisi tecnica, non c'è il presupposto per vendere qua? Il trend non è ancora ribassista? E allora, ragazzi, questa è la discrezionalità che ci ammazza, che ci fa male. Noi dobbiamo studiare l'azione dei prezzi, usare quello che abbiamo di conoscenza per studiare l'azione del prezzo. Un altro potrebbe dire, si sta formando un testa a spalle rialzista. Guarda qui, traccio la linea del collo. Qui abbiamo... Ops! I tre potenziali movimenti. Un altro potrebbe dirmi, beh,
voglio anticipare questo test a spalle rialzista, magari c'è una divergenza di continuazione rialzista. Se mi limito alla sola analisi del prezzo, trovo ogni volta un'occasione di trading. Se invece vado ad utilizzare l'analisi tecnica per individuare quelle rappresentazioni grafiche che nel tempo mi hanno dato dei determinati risultati e posso testarli, allora sì che posso decidere di fare trading, perché ho la possibilità di avere questi numeri. Questo è quello che io penso e che volevo proprio discuterne oggi, perché vedo che è uno spunto di riflessione al quale quasi nessuno ci pensa. Nonostante parli con tante persone, non è che io voglio avere ragione per forza, ma vi esorto veramente a fare anche questo ragionamento. Perlomeno io so che un trader professionista, non ne conosco uno che apre il grafico, fa un'analisi del grafico e poi decide di comprare o vendere in base a questa analisi. Non ne conosco uno, ma hanno tutti un metodo di indagine che è sempre quello, e in base a quel metodo hanno i numeri per vedere se funziona oppure no, altrimenti non tradano, altrimenti non fanno analisi discrezionale e fanno trading. Chissà se sono riuscito a far passare questa osservazione, che per me è veramente, veramente... importante. Questo test a spalle è un pattern. Statisticamente, se noi andiamo a vederlo, ragazzi, non c'è bisogno di credere. Statisticamente, il mercato ci dice che questa rappresentazione grafica, quando si forma e poi viene vista dal mercato, ha ottime probabilità poi di andare a target, cioè di portare il movimento almeno sulla sua estensione. Allora, se io ho questo pattern, ragazzi, ho un perché fare trading, perché so che statisticamente è efficace, io trader. Se non c'è questo pattern, come faccio a fare trading? Chi mi dice con quali numeri posso fare trading? Come faccio a fare un investimento se non ho statistiche che mi dicono che potrebbe andare bene o male? Tanto vale andare a caso, no? Ecco la forza di sapere usare l'analisi tecnica per andare a riconoscere dei pattern che nel tempo possano funzionare. Uno potrebbe dirmi, in chiusura, poi veramente la faccio finita lì, potrebbe dirmi, ok, Gian, però io faccio, studio un metodo di analisi dei mercati, lo verifico e vedo che risultati mi dà. E allora da quell'analisi dei mercati, che farò sempre nello stesso modo, utilizzando sempre gli stessi strumenti, alla fine io tra una settimana, un mese, un anno, io potrò dirti se il mio metodo di analisi del prezzo e di identificazione e definizione del mio trade, quindi quando entro, dove metto lo stop loss, dove metto il take profit, come gestirò l'operazione, le 5 cose che mi serve sapere, saprò se è efficace oppure no. Altrimenti un'analisi fine a se stessa che mi porta al trade è una discrezionalità che il trader lo uccide, perché non è basata su numeri. Vi sembra che abbia un senso questa cosa, ragazzi? Vi sembra che abbia un senso? Io perlomeno vi assicuro che un trader professionista lavora seguendo un metodo, non improvvisando il trade sulla scorta di un'analisi tecnica nel presente, ma sfrutta l'analisi del grafico per individuare dei pattern o costruirsi dei pattern, una serie di confluenze che nel tempo possano essere testate e in base a questi test avere dei risultati. C'è una bella differenza.
Morale, sto vendendo l'euro. Vediamo se apro un attimino la... con un trade ormai a pareggio, quindi sto provando a seguire questa formazione del testa a spalle almeno fino al suo target, alla sua estensione, non è questa, un pochino più in basso, perché abbiamo un pattern, abbiamo che statisticamente un pattern così fatto è efficace, quindi faccio il trade, altrimenti come diavolo faccio a farlo? E non ho esposizioni su altre coppie. C'è questo gap enorme, ragazzi, che per me, di nuovo non per me, ma perché statisticamente provato, la cui efficacia è statisticamente privata, ne abbiamo parlato ancora dentro il nostro TG, che quando un gap o gap si forma all'interno di una fase di lateralità, è molto probabile che il mercato, prima di continuare nella sua direzione, lo vada a chiudere. Ora, è già molto particolare questo forte movimento che c'è stato in uscita prima di chiudere questo gap. Ma tutto questo movimento, non dobbiamo dimenticarci che è proprio dentro questo, c'è questo gap di apertura di mercati dentro una congestione. Ecco, statisticamente è proprio provato che il mercato molto spesso se lo va a chiudere. Quindi questo è un pattern, ad esempio, no? È una rappresentazione grafica che statisticamente può essere appunto testata. Tecnicamente, ragazzi, ci sono dei gap anche più in alto che non sono stati chiusi. C'è un gap o gap qui sopra, lo vedete? E anche questo è dentro questa vasta congestione. C'è anche un altro gap che è qua, o gap che è questo qua. O questo è stato chiuso? Non mi ricordo se l'ho cancellato. La chiusura di questa candela è 1,20,31. Questo, il massimo di questa candela invece è 1,20,32. No, questo è stato chiuso, allora ne rimane uno solo, questo qua, che è stato fatto praticamente il 22 di settembre, questo gap qui di apertura di mercati tra domenica, tra venerdì e domenica, è interno a una fase di lateralità e quindi anche questo è un prezzo da tenere monitorato. Quindi per me è un pattern, perché ci dice che se e quando il mercato si muoverà, questa è un'area che andrà a cercarsi. È statisticamente provato. Quindi se farò un trade long, questo potrebbe essere ad esempio un potenziale target. Capite che differenza c'è tra l'inventarsi il trade e ragionare per pattern? Quindi in maniera che si possa testare nel tempo. Luciano ci chiede se il gap deve chiuso dal corpo. È sufficiente che il prezzo e il mercato batta quel prezzo. Ok? Il mercato batte quel prezzo e quindi va a chiudere il gap. C'è qualcuno, ragazzi, che negli ultimi 10 minuti vuol condividere con noi quello che sta facendo? A me oggi mi premeva veramente a livello didattico, visto che a livello di notizie non so cosa hanno fatto questa settimana, hanno diminuito la sulle posizioni nette long di 9.000 contratti, quindi hanno alleggerito la loro forza di acquisto di future sull'euro. Okay? Quindi questa è un'altra
informazioni importanti, anche se sono nettamente sbilanciati long. Vedete, abbiamo 186.000 erotte posizioni nette long contro 96.000 erotte posizioni short. Vuol dire che se la differenza di posizioni nette è così, significa che loro guadagnano se il prezzo di euro-dollaro sale. Euro future viene comprato e quindi loro intervengono sul mercato per comprarlo. Settimana scorsa c'è stato un alleggerimento della pressione rialzista, quindi abbiamo visto anche questa cosa. Didatticamente abbiamo visto, anche forse troppo abbondantemente, in merito a questa importante tematica che fa parte un po' della visione del sottoscritto, che vi lancia come spunto di riflessione, non come oro colato. Nulla di quello che dovete sentire è scolpito sulla pietra, ma desidero veramente che sia solo materia di studio e materia di riflessione, perché ognuno, come diceva John Bollinger, o Bollinger, come lo chiama qualcuno, deve arrivare ai mercati con un metodo suo di analisi, di training e quant'altro, altrimenti nel medio-lungo periodo non ce la fa. Quindi nulla di scolpito sulla pietra, ma spunti di riflessione. Quindi a livello didattico abbiamo discusso di questa cosa e abbiamo seguito quello che è in real time l'evolversi di questo testa spalle, che è un pattern di tipo ribassista e che quindi ci dà lui, senza che ce lo chiediamo noi, timing d'entrata, prezzo d'entrata, stop loss, target, metodo di gestione del trade, ce lo dà lui senza che gli dobbiamo chiedere noi a livello discrezionale ai mercati che cavolo devo fare. Quindi didatticamente ci siamo. Vi ho anche spiegato perché la discrezionalità nel trade, quel trade che stiamo facendo in quel momento lì, uccide il trader, perché non possiamo testare questa tecnica di analisi, non la possiamo testare. Operativamente parlando, vi ho fatto vedere che sono short, non ho altre posizioni aperte sulle copro. Personalmente, settimane scorse ci aveva dato delle buone opportunità di trading, quindi operativamente parlando abbiamo discusso che sono quindi short con uno stop a pareggio sull'euro dollaro. Mi piacerebbe vedere se c'è qualcuno di voi che sta lavorando, quindi in chiusura, sta lavorando su quello che è qualcosa relativo al trading, magari con cui condividere appunto lo schermo. Il gap o gap, Davide, è un gap, è un vuoto di contrattazioni. Andiamo sulla giornata di oggi, ad esempio. Ecco qua, poi rispondo anche a Flavia un attimino. Vedi, mi ricordo chi ha posto la domanda. Davide, ok, caro Davide. Questo è il prezzo di chiusura, ad esempio, del mercato dell'euro-dollaro di settimana scorsa. Il mercato di euro dollaro ha chiuso battendo il prezzo di 1,1779. Lo vedi qua, no? Questo è un grafico a 30 minuti. Il prezzo dell'ultima candela, lo vedi, 22,30, quindi 23, chiusura di venerdì. L'ultimo prezzo è stato fatto a 1,1779, il prezzo di chiusura di questa candela. Questa mattina il mercato ha aperto invece, lo vedi qui in basso, con questa candela. Il mercato ha aperto ieri sera, in verità, domenica sera alle 23, lo vedi qua, e il prezzo di apertura è stato di 1,1763, questo qua. Come vedi, tra il prezzo di chiusura di questa candela e il prezzo di apertura di questa candela, c'è un vuoto di contrattazione, c'è un buco, il mercato non ha battuto nessun prezzo, questo è un gap,
o gap è un vuoto di contrattazione, è un buco. Qui il mercato non ha battuto il prezzo, questo è un gap o gap, come dir si voglia. Ok? Ci possono essere gap di questo tipo, con il mercato che apre a un prezzo inferiore, o la candela successiva apre a un prezzo inferiore al prezzo di chiusura della candela precedente, oppure può esserci una candela che apre ad un prezzo superiore all'ultimo prezzo di chiusura della candela. Comunque è un vuoto di contrattazione, un vuoto proprio di prezzi. Ok? Vado a vedere un attimo la. A Flavia che ci chiede, se guardo i 6 mesi, con quale time guardo? Cosa vuol dire guardo i 6 mesi, Flavia? Vediamo un attimino. Per chi inizia, quindi, occorre che faccia analisi di pattern per quanto tempo nel passato? Devo andare indietro di 6 mesi per ogni coppia? Ma guarda, l'analisi tecnica, ragazzi, l'analisi tecnica non è che è nata oggi, è nata davvero tanti, tanti, tanti anni fa, soprattutto sui grafici daily, a opera di quel giapponese Musa Om, qualcosa del genere, si chiamava, non me lo ricordo neanche bene il nome di questo tizio, che usava, che scoprì un metodo di analisi del mercato del riso attraverso le candele giapponesi, queste che vedete sullo sfondo. Lui scoprì che se si rappresentava la psicologia degli investitori attraverso questo metodo, nella rappresentazione grafica dei mercati, lui riusciva a individuare delle informazioni che poi molto spesso gli dava modo di anticipare quelle che erano le scelte future del mercato e quindi creò il pattern a candele giapponesi. Quindi questo è un pattern, questa candela qui così è un pattern, ma l'analisi tecnica, Flavia e tutti, ha già una marea di pattern che possiamo studiare e applicare. Provare ad applicare. Ci sono pattern candlestick, ci sono pattern di tipo pattern di continuazione, pattern di inversione. All'interno del nostro percorso formativo ne abbiamo parlato tante volte. Ci sono delle conformazioni grafiche particolari che danno modo di studiare l'azione dei mercati. Faccio un esempio. Stupido. Se io traccio una linea di tendenza qua su questi due massimi, ad esempio qua, provo per farvi capire la semplicità, no? Magari su un time frame inferiore, ecco qua. Se questo è un trend rialzista e io traccio una linea di tendenza sugli ultimi, ad esempio, minimi del prezzo che salgono, osservo la rottura della linea di tendenza e il pullback al retest, questo è un pattern. Queste tre rappresentazioni grafiche formano un pattern, cioè una rappresentazione grafica di quello che poi potrebbe essere il comportamento dei mercati. Qual è il comportamento dei mercati che statisticamente ha più probabilità di accadere? Quando il mercato rompe una linea di tendenza e la va a ritestare, è molto probabile che poi da lì in poi il prezzo scenda. In questo caso, al contrario, sale se è una linea di tendenza rialzista. Voi potete sperimentarlo nel tempo e quindi avere delle qualcosa di statistico. Questo è un pattern, ad esempio. Un pattern, l'analisi tecnica ce ne dà tanti di per sé, che sono
pattern giapponesi, candele giapponesi, pattern di continuazione che sono ad esempio le bandiere, le flag o flag, i cunei, i triangoli e quant'altro. Pattern di inversione, sono i testaspalle, doppi massimi, doppi minimi, sono già pattern. Ma anche ognuno di noi può crearsi il suo pattern, ragazzi. Questo qui è un pattern, no? Ad esempio, se io traccio una linea di tendenza, osservo la rottura e il pullback, questo è un pattern. Tre rappresentazioni che mi danno un pattern, cioè un'idea di quello che da lì in poi il mercato potrebbe fare. E lo posso studiare, lo posso verificare nel tempo, posso avere dei numeri. Ognuno si può costruire i suoi di pattern, quindi lo puoi fare, lo possiamo fare su qualunque time frame, studiando qualunque strumento. Puoi andare indietro nel tempo finché vuoi, Flavia, anche fino a ieri. Se tu studi un minuto, quante candele da un minuto ci sono in una giornata di 24 ore? Tantissime. Se studiamo il time frame a un'ora, in una giornata di un'ora, in una giornata ci sono 24 candele da un'ora. Se studiamo grafici settimanali, possono essere decine di candele da un'ora da studiare. Quindi tu puoi andare nello storico che vuoi, in qualunque storico, indietro di tanto, indietro di poco. Il grafico lo possiamo strutturare come come desideriamo, esattamente come desideriamo. L'importante è che facciamo, decidiamo di fare questi benedetti trade, ragazzi, su dei numeri statistici testabili, e i test li possiamo fare solo attraverso i pattern, ovvero solo un metodo di analisi che è sempre quello misurabile. Quindi, ok. Ridendo e scherzando, si sono fatte già le 15. Quindi credo che abbiamo fatto tutto oggi in quest'ora. Ripeto, abbiamo da un punto di vista interacquisti, quindi un buon dato sull'inflazione, mercato europeo, settore europeo, domani mattina alle 9.30. Guarda, dollaro australiano, quindi attenzione, domani strane i beni durevoli alle 16:00 portata notizia sul canadese, e siamo a pittori come si stanno comportando, ok, nel nostro TG. Andiamo a vedere poi qualcosa di didattico. Didattica, e abbiamo ampiamente discusso di come personalmente vedo la discrezionalità, il modo giusto per usare la discrezionalità, e abbiamo parlato dell'importanza di lavorare per pattern, quindi per rappresentazioni grafiche che noi testiamo nel tempo, che abbiamo la possibilità di testare nel tempo. Abbiamo parlato, siamo andati a vedere che cosa stiamo combinando a livello operativo
in real time, abbiamo visto che siamo short di euro-dollaro, non abbiamo altre operazioni per il momento, quindi direi che davvero abbiamo messo ancora tanta tanta carne al fuoco. Mi auguro che abbiamo dato dei buoni spunti di riflessione. L'appuntamento, ragazzi, è per giovedì, ore 14, puntuali TG della Sapienza Finanziaria. Io ringrazio davvero tutti voi che siete cresciuti a dismisura di numero in poche davvero settimane. Questo mi dà davvero tanta, tanto desiderio di non mollare, di andare avanti. Più stiamo insieme, ragazzi, meno fesserie facciamo. Il tempo che siamo qua, cazzate non ne facciamo né io nemmeno voi, quindi già questo è un grande successo. Mi giunge notizia che per alcuni di voi, da quando hanno iniziato a seguirci, hanno diminuito i loro drawdown, hanno incominciato ad avere altri modi di vedere i mercati, quindi mi auguro che anche questo sia una cosa interessante. L'appuntamento, ragazzi, è per giovedì prossimo, ore 14, TG della Sapienza Finanziaria. Ciao ragazzi, buon studio, buon trading. Ciao, ciao a tutti e grazie. Ciao.